Prova. Qualche piccolo problema con l'attrezzatura qui al palazzetto dello sport. Riprendiamo con i due punti realizzati da John Brown che hanno portato Roma a più 3. E Raffa realizza in contropiede il canestro che porta Roma avanti 49-44. Time out chiamato da coach Davide Bonora a 5-51. Roma ha rimesso la testa avanti e si alza il coro del tifo virtussino, tutti in piedi qui al palazzetto dello sport di Viale Tiziano. Si accende la partita anche sugli spalti. Parziale del quarto di 11-4 di Roma, che sembra aver alzato l'intensità in difesa, Michele. Assolutamente sì, è rientrata con un altro spirito difensivo la squadra di Fabio Corbani, che avrà sentito un po' di urla da parte dell'ex coach di Cantù, ed è giusto anche che la Virtus abbia reagito molto molto bene a questo non proprio perfetto primo tempo in fase difensiva. Peccato per i due falli consecutivi di Maresca, ma comunque Baldasso anche sta facendo registrare un'ottima prestazione. Si riparte a 5.45 con Nicolas Stanic in palleggio, va da Di Loccio, cerca di sfruttare il blocco alto di Islay, c'è il cambio difensivo da parte di Roma con Islay che segna con il fallo. Terzo fallo di Baldasso, che si è trovato in evidente difficoltà nel marcare un giocatore di tutt'altra taglia fisica. Sbaglia il libero supplementare Tony Islay, si riparte con Roma avanti 4-9-4-6 a 5-25. Raffa in palleggio, va da Baldasso, si cerca Brown in post basso, pallone in angolo per Sandri, brucia la retina dall'angolo Daniele Sandri, canestro che riporta a Roma più 5, mentre sul cubo dei cambi è pronto Aristide Landi. Righetti sotto canestro, conquista il rimbalzo in attacco e va a segno Alex Righetti. In palleggio Raffa, 13 secondi, si va da Chessa, può attaccare Bonessio, lui è più agile di lui, riesce a guadagnarsi il fallo. Ottima lettura qui di Massimo Chessa, che è trovatosi uno contro uno con Daniele Bonessio, lo ha attaccato dal palleggio guadagnandosi due tiri liberi, mentre rientra in campo Aristide Landi. Panchina e meritato riposo per Daniele Sandri, tiri liberi per Massimo Chessa, a segno il primo tiro libero per lui. Secondo libero per Chessa, fa 2 su 2 e nuovo più 5 Virtus Roma a 4.38 dal termine del terzo periodo. Righetti, ancora Righetti in possesso, raddoppio di Chessa e Raffa, Righetti esce bene, palla per Bonessio che le dà tutto solo Stanic, che però subisce un fallo molto dubbio da parte di John Brown. Terzo fallo di John Brown. Tanto Aristide Landi va a parlare con coach Corbani. Un chiarimento per lui. Saranno due tiri liberi per Nicolas Stanic, che ha realizzato soltanto due punti sin qui. Primo che non va a segno. Il secondo fa in rete, 5-3 Virtus, 4-9 Eurobasket. Raffa,
palla per Massimo Chessa, su di lui va Bonessio, ancora Chessa che la dà a Raffa, si fa vedere Landi, ancora entro di Raffa, prova a fare tutto solo, palla da due, a segno tutt'altra Virtus in questo terzo periodo. Si prepara anche Giuliano Maresca sul cubo dei cambi, bravo Baldasso a disturbare Deloa, Bonessio per Stanic, sempre presente Anthony Raffa, palla per Righetti che tira da tre, palla sul ferro, il rimbalzo è di Anthony Raffa che la dà a Chessa, che serve ancora Raffa, tenta la due, palla sul ferro, rimbalzo ancora Raffa, più 8 Virtus Roma, che è ovviamente in serie positiva. Stanic per Deloa, su di lui va Baldasso, c'è il fallo di Deloa, grande Tommaso Baldasso, esce Massimo Chessa ed entra Giuliano Maresca per la Virtus Roma, mentre per la Roma Gas & Power sta per entrare il numero 5 Matteo Malaventura ed esce il numero 2 Michel Deloa, che è al quarto fallo, al terzo fallo scusate, e a realizzare 4 punti. 5-7 Virtus, 4-9 Eurobasket, 3-17 dal termine del terzo periodo. Un Di Loch nervoso, sicuramente nervoso, meriti anche di Roma che finora non ha fatto sì che il giocatore americano ex Ravenna entrasse pienamente in partita. Roma deve adesso sfruttare questa serie positiva per tentare ancora di allungare il più possibile. Raffa in palleggio, si va da Maresca, ancora pallone che viaggia sul perimetro per Baldasso, si trova di fronte a sé Isley, pallone per Landi che attacca Bonessio, c'è la stoppata in aiuto da parte di Isley, riparte la Roma Gas & Power in transizione, Malaventura si prende la tripla dall'angolo, è corta al rimbalzo di Baldasso che protegge il possesso, può ripartire a 2.40 la Virtus con ancora Baldasso in palleggio, tripla senza ritmo, il tiro si spegne sul primo ferro, Stanic cerca Malaventura, blocco alto di Isley, 12 secondi per tirare, si va sotto canestro da Bonessio, la difesa di Landi viene considerata fallosa da parte di Materdomini, secondo fallo personale per Aristide Landi e tiri liberi per Daniele Bonessio, primo tiro libero che va a segno con l'aiuto del primo ferro, secondo libero stavolta è fuori, più 7 Virtus Roma, Maresca in palleggio, pallone che torna fuori per Raffa, 10 secondi, si prende il jumper dalla media, pallone sputato dal ferro, si entra negli ultimi 2 minuti di gioco con il pallone in mano alla Roma Gas & Power, seconda tripla consecutiva per Malaventura dall'angolo, sempre errato, Maresca cerca uno scarico improbabile, va a commettere un fallo in attacco che significa quarto personale per lui e conseguente sostituzione, rientra in campo Massimo Chessa, esce comunque tra gli applausi capitan Giuliano Maresca, 1 minuto e 43 Unicusano Virtus Roma avanti 5-7-5-0 sull'Eurobasket. Si fanno sentire entrambe le tifoserie. Ripartita l'azione, in possesso sempre Nicolas Stanic che serve Tony Isley che schiaccia tutto solo
non proprio un'ottima prestazione per John Brown, si prepara sul cubo le gambe di Alessandri. 1-20, 5-7 Virtus, 5-2 Eurobasket, Arissi e Landi, palla per Tommaso Baldasso. Ancora Baldasso che serve, che sa, che commette infrazione di passi. Esce il classe 98 Tommaso Baldasso ed entra Daniele Sandri. Nicolas Stanic ancora in possesso, si fa vedere Tony Eastley in blocco alto, ancora Stanic e trazione personale per la bella Righetti che tenta il filo da tre punti, subisce il fallo di Daniele Sandri, terzo fallo per lui, entrambe le squadre ormai sono già in bonus. Un minuto alla fine del terzo periodo, due tiri liberi per Alex Righetti, l'ex Virtus Roma, il primo va a segno. 5-7, 5-3. Anche il secondo va a segno. Landi la ridà ad Anthony Raffa. Palla per Landi che la dà Daniele Sandri. Palla per Massimo Chessa. Prova a fare tutto solo. Vede l'aiuto di Anthony Raffa. Su di lui Vastani. C'è ancora Anthony Raffa. Blocco alto di John Brown. Raffa da due. Ritorna più 5 la squadra di coach Corbani, 33 secondi alla fine, palla per Eastley, bravo John Brown a rubargliela, la rimessa sarà ancora però per la Roma Gas & Power, 30 secondi, l'ultimo possesso sarà quindi per la Virtus Roma che vede il rientro di Jacopo Vellovato ed esce John Brown. Bonessio, palla per Lighetti, tiro da due punti, palla sul ferro, c'è il rimbalzo di Eastley che subisce un fallo molto molto dubbio, ci saranno due tiri liberi quindi per Tony Eastley, cambio per la Roma Gas & Power. Esce Nicola Stanic ed entra Eugenio Fanti. Il primo tiro libero per Eastley va a segno. Secondo anche, ritorna a meno 3 la Roma Gas & Power, lo scarto è minimo, ci sarà l'ultimo possesso molto probabilmente per la Virtus Roma. Raffa, su di lui c'è Fanti, ancora Raffa, arriva Jacopo Vedovato in supporto, ancora Raffa che la dà a Massimo Chessa, Chessa per Raffa che gira molto bene, prova l'azione Raffa, incredibile. Interferenza a canestro, a mio modo, al nostro modo di vedere, abbastanza netta quando la palla era ancora in parabola. Valerio, la parabola sembrava più discendente a mio modo di vedere. Comunque si chiude il terzo quarto che vede Roma avanti di tre punti, 5-9 5-6. Adesso pochi istanti e commenteremo insieme a voi, vivremo insieme a voi l'ultimo quarto di questo derby che vede al momento una situazione un po' d'elastico, diciamo. Nel primo tempo decisamente meglio l'Eurobasket, nel terzo quarto la Virtus Roma
ha resettato la mente negli spogliatoi, è entrata in campo con tutt'altro piglio, soprattutto nella metà campo difensiva, ha fatto sentire la propria presenza ai giocatori di coach Bonora. Situazione di falli che sarà sicuramente da gestire in maniera oculata. Roma ha ben 4 giocatori con 3 falli personali, ossia Brown, Brown, Sandri, Baldasso e Landi, tutti e 4 con 3 falli a carico, mentre Giuliano Maresca addirittura 4. Rientrano sul parquet le due squadre, Roma in campo con Raffa, Chessa, Sandri, Brown e Vedovato, quindi in questi minuti vedremo John Brown in posizione di numero 4 per la Roma Gas & Power. In campo Di Loc, Fanti, Righetti, Malaventura e Bonessio. Quintetto piccolo quindi per Bonora, che fa rifiatare Tony Isra in panchina in vista dei minuti finali. Riprende il gioco con Righetti che sbaglia il tiro da 3. C'è il rimbalzo di Roma, sponda Virtus ovviamente, con Chessa che va da John Brown, che prende iniziativa dal palleggio e appoggia al tabellone il canestro che riporta Roma avanti di 5 lunghezze. Di Loc palleggia con la mancina e batte Sandri sull'uno contro uno, appoggia il canestro che riporta un solo possesso pieno di distanza tra le due squadre. Raffa si prende il jumper, a segno Anthony Raffa, 13 punti per l'italo americano di Roma. Trascorso un minuto di gioco in questo ultimo quarto di questo derby della capitale. Bonessio attacca Vedovato in palleggio, la finta, splendido movimento da parte di Daniele Bonessio. Stanno dando adesso decisamente il tutto per tutto entrambe le squadre. Chessa va da Brown, si cerca Sandri che attacca Malaventura, c'è il fallo sul tiro commesso da Bonessio, terzo fallo per Daniele Bonessio, mentre c'è un cambio per Roma. Rientra in panchina Jacopo Vedovato, ritorna in campo gravato di 4 falli Capitan Maresca, mentre Sandri dalla lunetta non fallisce il primo tiro libero. Riporta Roma a più 4, 64 Virtus, 60 Eurobasket. Il secondo libero è lungo e c'è il rimbalzo di Eugenio Fanti, mentre sul cubo dei cambi è pronto a rientrare Tony Isley. Intanto la difesa di Roma dorme e Di Loc realizza 2 comodi punti. Prova a replicare subito Raffa, c'è la stoppata da parte di Bonessio che rischia fallo tecnico, urlando in faccia ai giocatori della Virtus. Gesto sicuramente poco carino, poco sportivo da parte del capitano dell'Eurobasket. Rientrato in campo Baldasso al posto di Raffa. Roma tornata a schierarsi con una difesa a zona. La tripla di De Loc è corta, il rimbalzo però è sempre dell'onnipresente Eugenio Fanti, un'autentica mina vagante in situazioni del genere. Di Loc trova Isley che realizza il canestro che riporta l'Eurobasket a contatto. 64 pari, si alza il tifo del pubblico ospite. Chessa attacca Fanti dal palleggio, l'appoggio è corto, si lotta a rimbalzo che è preda di Isley. Di Loc
per il possesso che potrebbe riportare l'Eurobasket avanti. C'è il fallo di Baldasso, canestro ovviamente non è valido. Quarto fallo personale di Baldasso, letteralmente bruciato da Michael Diloch. 7-0-6, Fanti in palleggio, attacca Brown che cerca la stoppata, il tiro di Fanti non entra, c'è il rimbalzo di Roma che prova a correre con Baldasso, è corto il layup di Baldasso, si va dall'altra parte con Diloch che cerca Isley, lo scarico invece è per Fanti, riapre per Malaventura a segno da tre punti, Matteo Malaventura. Eurobasket che torna avanti, parziale di 7-0, time out chiamato da Corbani a 6:39. Michele, fase decisiva della partita, l'Eurobasket sta dando il tutto per tutto, Roma deve reagire. Sicuramente sì, è una fase in cui diciamo che dall'errore di Anthony Raffa, che poi è stato sostituito, ha dato molto spazio alla rimonta del Roma Gas & Power, che è in serie positiva ed è tornata ad un possesso di vantaggio a più 3, 64-67 a 6 minuti e 39 dalla fine del match. Serve tanta testa, Valerio, secondo me, ma non credo neanche secondo me, perché questa è una partita che oltre all'aspetto tattico deve essere vinta sotto l'aspetto mentale, visto il clima a mio modo di vedere comunque abbastanza positivo, nel senso che alla fine ci saremmo aspettati un clima buono, e così fino a questo momento è. Riparte il gioco con Baldasso che la dà a Brown, serve Giuliano Maresca, su di lui c'è Malaventura, ancora Maresca che la dà a Brown, che la dà poi in questo momento a Chessa, prova John Brown a fare l'azione personale, tira da due punti, palla sul ferro, rimbalzo di Deloa che riparte velocemente, Deloa e ritorna indietro, 17 secondi, 6-4 Roma, 6-7 Eurobasket. Deloa tenta il tiro da tre punti, palla che va a segno, tripla in faccia a Daniele Sandri. Baldasso per Sandri, più 6 Roma Gas & Power. Maresca, ancora Maresca, palla per Sandri che la dà John Brown, l'ultimo tocco è di Alex Righetti. Esce Baldasso, rientra Anthony Raffa, serve come il pane, come si suol dire. Raffa per Chessa che tenta il tiro, stoppato da Eugenio Fanti. Roma ha solo 3 secondi. Serve una mandragata. C'è Eugenio Fanti che spinge Massimo Chessa. Serve una mandragata in 3 secondi, 5:40 al termine del match. Raffa, palla per Brown che la dà a Maresca, tenta il tiro da 3, palla sul ferro, rimbalzo è di Sandri che la dà a Chessa, tutto solo da 3, Massimo Chessa! Era da 2 se non erro, da 2. Va bene ugualmente, e c'è un prezioso Anthony Raffa che costringe all'invasione laterale di Deloa, meno 4 Roma, Virtus Roma, 5:15 dalla fine. Canestro di Chessa, palla recuperata in difesa per la Virtus Roma che adesso deve assolutamente restare in partita. Maresca attacca dal palleggio, si va da Raffa,
l'appoggio Mancino a segno, Anthony Raffa, quindicesimo punto per lui, Roma torna a meno 2, si alza la voce del pubblico del Palazzetto dello Sport, Islay segna col fallo, non ha protetto a sufficienza l'area qui la Virtus Roma, è andato a subire, a commettere, pardon, il terzo fallo Massimo Chessa, canestro di Islay, vediamo se realizzerà anche il libero aggiuntivo, assegno il libero aggiuntivo per Islay che sale a quota 17 punti e riporta l'Eurobasket sopra di due possessi. Raffa va da Chessa, difesa aggressiva di Fanti, 10 secondi, c'è il fallo da parte di Eugenio Fanti, terzo fallo, terzo fallo, rimessa Virtus Roma, 4:33 da giocare, entrambe le squadre con due falli di squadra, Chessa va da Maresca, l'arresto, il tiro, il canestro è corto, rimbalzo di Islay, Di Locci in palleggio, chiama il gioco coach Bonora dalla panchina, difesa importante, momento decisivo della partita, c'è la palla rubata da parte di Brown e fallo antisportivo commesso da Di Locci, quarto fallo per Di Locci, giocata difensiva monumentale da parte di John Brown che sul mismatch ha tenuto Di Locci in palleggio e gli ha sporcato il palleggio sulla sua mano forte, ha recuperato un pallone, Di Locci a questo punto non ha potuto fare altro che sdraiarlo sul parquet del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, fallo antisportivo sacrosanto, due tiri liberi e possesso per la Virtus Roma, situazione Michele da sfruttare sia nell'economia della partita dal punto di vista del punteggio, Roma sotto di 5 ma anche psicologicamente può essere un episodio importante. Assolutamente sì, perché comunque lo scarto è 5 punti, intanto ecco il primo errore per John Brown dalla lunetta, c'è anche il secondo errore, 2 su 2, però va comunque premiato, 0 su 2 scusate, però va comunque premiato il grande recupero del numero 0 della Virtus Roma, sempre sotto di 5 a 3:50, Chessa da 3, palla sul ferro, il rimbalzo è di John Brown, ancora John Brown tenta l'azione solitaria, palla per Sandri, la dà a Chessa, palla per Maresca, Maresca da 3, palla sul ferro e il rimbalzo è per la Roma Gas & Power, Stanic, va Anthony Raffa su di lui, palla per Malaventura, blocco alto di Islay, Malaventura la ridà a Stanic, ancora blocco alto di Islay, questa volta va John Brown su Stanic che di sinistro perde il pallone, ancora Maresca subisce il fallo, è il primo fallo per Malaventura, il quarto di squadra, Eurobasket entra in bonus e fa rientrare anche Daniele Bonessio per Matteo Malaventura. Tre minuti e 0-9 al termine del match, 6-8 Virtus Roma, 7-3 Eurobasket, Chessa per Maresca, la ridà di nuovo a Massimo Chessa che tenta il tiro da 3, subisce il fallo di Eugenio Fanti, il quarto fallo di Eugenio Fanti,
Saranno i tre tiri liberi per Massimo Chessa. Primo va a segno. Il secondo anche. 70 Virtus, 73 Eurobasket. L'ultimo tiro libero per il numero 10 della Virtus Roma. 3 su 3. Roma torna a meno 2 a 3 minuti dal fine del match. Avanti. Ancora Fanti, la dà a Righetti, palla per Stanic, su di lui va Raffa, c'è il blocco alto di Isley, ancora Stanic che la vuole ridare a Tony Isley, fenomenale Raffa che la dà a John Brown, schiacciata per John Brown. Finale caldissimo al Palazzetto Sportivo Aiziano. Palla quasi recuperata da Roma, la rimessa però è Roma Gas and Power. 2:22, 2 minuti e 22 veramente di fuoco al palazzetto dello Sport di Aiziano, un'atmosfera bellissima, bellissima. Due tifoserie che si stanno sfidando in maniera più che sportiva da inizio della partita. 73 pari, il finale che noi tutti ci aspettavamo. Si alza il coro dalle brigate Virtus Roma, tutti in piedi per questa Virtus. Roma ha assolutamente bisogno del suo pubblico. Andiamo a leggere, approfittando anche di questo time out per e fare un piccolo riassunto delle partite di questa nona giornata di A2 Ovest. Oltre al derby capitolino sono in programma anche diverse sfide importanti. Latina ospita la Lighthouse Trapani, Agrigento ospita l'NPC Rieti, Viola Reggio Calabria FMC Ferentino, Siena Agropoli, Scafati Tortona, Casale Monferrato Treviglio e l'altro match clou di questa nona giornata, Angelico Biella Europromotion Legnano. Nona giornata che potrebbe rivelarsi psicologicamente decisiva per dare una svolta a questo campionato. Una vittoria in questo derby servirebbe come non mai. Riprende il gioco con Diloc che attacca Brown, si prende la tripla, è corta, rimbalzo che premia Roma, rimessa Virtus Roma a 2:12 dalla fine, 73 pari. Prepariamoci a vivere questo finale tutto ad un fiato. Raffa va da John Brown che cerca di servire compagno. C'è il fallo di Bonessio, che ha commesso un evidente fallo di ostruzione nel tentativo da parte di Chessa di uscire dai blocchi. Quarto fallo personale per Daniele Bonessio. Non è d'accordo con la scelta degli arbitri il capitano della Roma Gas and Power, mentre Massimo Chessa realizza il primo tiro libero. Secondo libero a segno per Chessa, 25 per lui, più 2 Virtus, nuovo vantaggio quando siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco. Diloc, 15 secondi, cerca Isley sotto canestro, l'ottima difesa di Joe Brown che impedisce la ricezione a lungo ex Sassari. Si riprenderà con la rimessa con 10 secondi per andare al tiro. Righetti, palla quasi persa, si va da Stanic, 3 secondi, 2, Stanic si prende la linea di fondo e Raffa va a commettere fallo prima che Stanic possa realizzare un gioco da 3 punti.
scelta difensiva saggia da parte di Anthony Raffa. Roma non ha ancora esaurito il proprio bonus. L'Eurobasket rimette il pallone in gioco a 1.39 con il cronometro dei 24 resettato a 14. Si fa vedere Stanic, penetrazione, c'è il fallo commesso da Anthony Raffa, quarto di Raffa, colpo sul volto preso da Nicolas Stanic. Cambi per Bonora, rientra in campo Eugenio Fanti, in panchina Alex Righetti, mentre in lunetta c'è Nicolas Stanic che realizza il primo tiro libero. Meno uno Eurobasket, 1.34. Sbaglia il secondo, rimbalzo Virtus. Raffa chiama il gioco, pallone per Brown, 15 secondi, esce fuori dai blocchi Maresca che cerca la penetrazione, appoggia i due punti e c'è l'interferenza di Bonessio. Canestro valido da parte di Giuliano Maresca, che realizza due punti che riportano Roma sopra di un possesso pieno. Rientra proprio Alex Righetti al posto di Daniele Bonessio. 1 minuto e 16 da giocare, Roma Virtus Roma avanti di un possesso pieno. Stanic, c'è il cambio difensivo, c'è Brown su di lui, si va da Righetti che subisce il quinto fallo da parte di Anthony Raffa, che non è assolutamente d'accordo. Sandri cerca di calmarlo per evitare ulteriori sanzioni. Quinto di Raffa, che chiude la sua partita con 15 punti, 5 rimbalzi, 2 assist. Non ci voleva questo quinto fallo di Raffa. Righetti ai liberi, segna il primo tiro libero Alex Righetti. Secondo tiro libero per Righetti, realizza anche il secondo libero con l'aiuto del ferro. Cambio per la difesa, rientra Bonessio al posto di Righetti quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco finale punto a punto qui al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano. Baldasso cerca Maresca, 13 secondi per tirare, si va da Chessa, difesa di Fanti, si va da Sandri, 6 secondi, Sandri in palleggio, cerca una giocata forzata, possesso Eurobasket che può cercare il canestro del sorpasso. Di Loc realizza il canestro che riporta la Roma Gas and Power avanti 77 a 78. Ultimo attacco, Michele giocato abbastanza male, Sandri ha cercato una giocata alquanto difficile da realizzare, Brown non è riuscito a dare il suo contributo sotto canestro. Speriamo che non pesi il quinto fallo di Raffa. Ovviamente per le sorti del match era importante che Raffa concludesse la partita. Serve, io ho visto una cosa che ha fatto adesso Isley e ha detto ai suoi, data vista la sua grande esperienza, testa, con entrambe le mani ad indicare proprio la nuca, ed è questo quello che serve. Peccato per Raffa che è out con 5 falli, 29 secondi. Vedremo se Roma, la Virtus, riuscirà a ribaltare questo risultato. È una partita che è stata pugno a pugno quasi per tutta la durata. Ovviamente speriamo che la Virtus riesca a portare a casa i due punti che sono fondamentali. E adesso rinizierà con il possesso, 29 secondi dalla fine, ricordiamolo. Baldasso
discrepanza di 4 secondi col cronometro dei 24, 20 secondi, attacca Baldasso in palleggio, si fa vedere che sa, gioco alto passo con Brown, assegna John Brown, assegna John Brown, gioco offensivo eseguito alla perfezione dalla Unicusana Virtus Roma, time out in campo, Michele, un attacco ragionato, Roma non ha forzato, ha usato la testa e adesso anche il pubblico fa la sua parte, tutti in piedi qui al palazzetto dello sport di Viale Tiziano, Roma conduce 7-9-7-8 sull'Eurobasket Roma Gas & Power, 13 secondi e 89 centesimi da giocare. La Virtus Roma ha ancora un time out da spendere, mentre sono esauriti i time out a disposizione di coach Davide Bonora. Entrambe le squadre sono in situazione di bonus di falli esaurito. È rientrato anche Matteo Malaventura per la Roma Gas & Power. Di Roch si va a dare il pallone, 10 secondi, blocco alto di Isley, difesa di Maresca, c'è il cambio difensivo di Brown, l'arresto e tiro di Di Roch, Michael Di Roch a 3 secondi da giocare realizza il nuovo vantaggio Roma Gas & Power. Michele, qui la difesa di Roma obiettivamente ha fatto il possibile, ma Di Roch ha tirato fuori una giocata da campione. Eh sì, purtroppo ha fatto una grande giocata, io non mi sento di dare la colpa a Maresca che comunque la difesa l'aveva fatta, quando in questi casi ci si mette la bravura dell'avversario, in questo caso te lo ha, e anche un po' di sfortuna, perché questo è la partita, rischi di non portarla a casa. Peccato forse, Valerio, ripensando un po' ai due tiri liberi anche di John Brown, magari poteva essere anche in questo caso un più uno Roma ipotetico, un più uno Virtus ipotetico. Sono episodi questi della partita che ci stanno. 2 secondi e 98, serve un miracolo, una tripla proprio allo scadere sulla sirena, vedremo cosa sarà. 2 secondi e 98 centesimi, rimessa nella metà campo offensiva per la Virtus Roma, se ne occuperà Baldasso, mentre Mater Domini ravvisa a Bonessio di mantenere una corretta distanza. A mio avviso dimostrazione di eccessivo protagonismo qui da parte della terna arbitrale. Baldasso cerca di servire Sandri che sbaglia e vince l'Eurobasket, si è preso il tiro dalla media Daniele Sandri e purtroppo è lo stesso finale di Legnano con Daniele Sandri che non realizza il canestro della vittoria. Vince questo derby l'Eurobasket Roma Gas & Power 79-80. Fa festa giustamente il pubblico della società del presidente Armando Bonamici. Seconda sconfitta consecutiva e questa è una sconfitta che sicuramente brucerà moltissimo per la Virtus Roma. Piange la Roma vecchia, diciamo, sorride il nuovo che avanza. L'Eurobasket Roma Gas & Power si aggiudica il suo primo derby di Serie A della sua storia. In settimana cercheremo sicuramente
di analizzare i motivi di questa sconfitta. Ha sicuramente pesato nell'economia del finale il quinto fallo di Anthony Raffa, il poco utilizzo nella giornata di oggi di Gabriele Benetti, solo 5 minuti in campo per lui. E Michele, ha fatto la differenza nel finale di partita il singolo individuo. L'Eurobasket a mio avviso ha in Michael Diloc un giocatore guida che la Virtus Roma ancora non ha, un giocatore che ha disputato un primo tempo decisamente al di sotto delle aspettative, è un giocatore che è arrivato psicologicamente carico di responsabilità in questo finale di gara, aveva commesso anche un fallo antisportivo su una palla banalissima persa nella metà campo offensiva che aveva comportato un fallo antisportivo, però nel momento del bisogno ha tirato fuori dal cilindro la giocata da campione, quella giocata che a Roma è mancata sia nella scorsa partita contro Legnano sia nella giornata di oggi. Può essere un limite secondo te questo per il roster allestito dalla società? La tua domanda, Valerio, è legittima. Io secondo me no, perché questa è una sconfitta che proviene soprattutto da, come ho detto prima, piccoli episodi che ci stanno, potrebbero essere i due tiri liberi di John Brown, potrebbe essere anche un'altra, i 5 falli di Anthony Raffa. È andata così, questa sconfitta pesa senza ombra di dubbio, però la Virtus deve reagire già dal prossimo weekend. E Valerio, io ti ringrazio, ovviamente l'appuntamento è a time out. Grazie a te Michele, nonostante il risultato comunque mi sento di dire che abbiamo vissuto sicuramente una domenica dove abbiamo visto una festa, e mi permetto di dissociarmi dai cori delle Brigate Virtus Roma che ovviamente mostrano risentimento nei confronti della tifoseria Eurobasket. La premessa che ci siamo fatti noi della redazione di Time Out Channel, nonostante ci siamo messi a disposizione con due canali, uno pro Virtus e uno pro Eurobasket, con il commento di Mauro Penna e Davide Birtolo, era quello di assistere ad una giornata nella quale fosse la pallacanestro, il movimento della pallacanestro romana, l'assoluto protagonista e non l'una o l'altra squadra. Mi sento comunque di dire che la stragrande maggioranza del pubblico che ha corso qui al palazzetto dello sport di Viale Tiziano ha aderito alla chiamata rispondendo con un atteggiamento positivo. E chiudiamo il collegamento dando l'appuntamento ai nostri ascoltatori con la trasmissione settimanale Time Out, in cui ci dedicheremo agli approfondimenti sia per quanto riguarda le tematiche del mondo Virtus sia per quanto riguarda gli aggiornamenti dal mondo Eurobasket. Un saluto da parte mia. Grazie a Valerio Nissilli, anche un saluto da parte di Michele Spuri. Buona serata a tutti gli ascoltatori.